inizio la cerimonia. È arrivato anche il sindaco di Artegrande, così siamo abbastanza al completo. Adesso il cerimoniere vi darà le disposizioni. Cerimonia in piazzetta Nasseria è finita, adesso ci incolonneremo seguendo la banda che suonerà l'inno una marcia, non è scritto quale, e seguiremo fino alla piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dove andrà collocata un'altra corona nel cippo dedicato ai caduti nella prima grande guerra.
porta avanti. Yeah.
lì avanti per cortesia. Bene, qua. Thank you.
Thank you.
Questa va. Vabbè. Ma hai già da parlare.
Adesso ci sarà la scopertura della targa a fianco al lato destro del monumento. Leggeremo la preghiera del lagunare. Successivamente ci sposteremo, chi sarà possibile sistemare, sulla mia sinistra, e le autorità resteranno qui sulla destra e faranno le allocuzioni finali. Avete capito che la messa al campo salta per oggi. Quindi proseguiamo con lo scoprimento della targa. Posto! Attenti! Un attimo. Scoprimento della targa!
La madrina di questa targa è stata la signora Fiorella Rossetti, segretaria della Sapienza di Paola. Adesso darò lettura alla preghiera della madre. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra, il mare, ascolta la nostra preghiera, tenendo alta la nostra bandiera sulle lagune forti del nostro leone alato, promettiamo amore e servizio alla patria nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Così sia. Riposo! Leonori, alla voce! San Marco! Alla voce! San Marco! Alla voce! San Marco! Grazie, adesso allora cerchiamo di sistemarci un po' più all'ombra per ascoltare le allocuzioni, visto che c'è un po' di spazio qua per chi si vuole spostare, gli altri possono anche rimanere. Gli amici che avessero qualche problema nello stare in piedi al sole, magari anche qui ci sono delle sedie, potete anche prenderle perché appunto non ci servono per la cerimonia. Un attimo solo. Allora, ho appena parlato con il sacerdote che doveva officiare la Santa Messa al campo. Purtroppo hanno avuto anche loro un imprevisto con una signora che si è sentita male durante la messa che stava dicendo e quindi non fa tempo arrivare. Partiva da Padova e quindi per quello è saltata la messa. Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Per chi non mi conoscesse, oltre ad essere lo speaker di questa manifestazione, speaker improvvisato purtroppo, sono il primo capitano Graziano Frisiero, presidente della sezione di Padova dell'Alta e vicepresidente di Assoarma Padova. Assoarma è l'associazione che raccoglie tutte le associazioni d'arma e ne fa da coordinamento e raccogliamo circa 8.000 soci in Padova e dintorni. La mia sezione, quindi la sezione di Padova, è quella che ha fortemente voluto e realizzato, fra mille difficoltà, il monumento al lagunare in Arzer Grande in ricordo dei soccorsi effettuati nella Sacisica nel 1966 dal reggimento Lagunari Serenissima durante una tremenda alluvione. Non vi ripercorro tutte le tappe di questa realizzazione, sarebbe troppo lungo, esiste comunque un libro che potete richiedere in sezione, ma mi piace ricordare che fu il sottoscritto per primo a richiedere al Consiglio Nazionale Alta, allora ero consigliere nazionale, il permesso di costruire un monumento importante in provincia di Padova. Inizialmente doveva essere l'opera che è stata eretta e potete comunque ammirare a Sottomarina sul lungomare. Poi per vari motivi è sfumata questa possibilità, ma avendo ancora l'accordo con il comune di Arzer Grande per poter occupare parte di piazza Don Segala, questa parte, abbiamo chiesto al nostro socio, lo scultore Valmer Cavalier Peccenini, la progettazione e realizzazione di qualcosa di molto diverso che, come ebbe a dire il nostro presidente nazionale di allora, generale Assenza, uscisse dal solito cliché in quanto, anziché esaltare la virilità e l'eroismo, sottolinea la solidarietà e l'altruismo,
sentimenti che sono l'anticamera della pace. E sono convinto che il Lagunare Peccinini ci sia riuscito, assieme a tutti i soci che hanno contribuito alla sua realizzazione. Sono passati tanti anni da allora, più di 25 da quella mia richiesta iniziale, e si sono succeduti alla presidenza della sezione vari presidenti, e mi piacerebbe averli tutti qui a fianco. Purtroppo, a iniziare dal cavaliere Roberto Vanzan, impedito oggi, e a Francesco Dell'Aglio, che purtroppo ci guarda dall'alto, posso farmi affiancare in questo momento dallo scultore stesso, che è stato anche presidente, Valmer Peccinini, che lo farei accomodare qui un attimo, e anche c'è anche Ennio Serafin, eccolo qua, che mi fa piacere avere a fianco in questo momento importante, anche perché, come avete visto, finalmente abbiamo una targa che ricorda il perché di questo monumento, perché io sono un figlio adottivo qui di Arzergrande e ogni volta che vengo da queste parti qualcuno mi chiede che cosa significa il monumento. Quindi finalmente dopo 20 anni siamo riusciti a porre rimedio a questa dimenticanza, diciamo non era una dimenticanza, ma a questa diciamo mancanza. Allora, visto che ho qui i presidenti, vorrei passare un attimo la parola al nostro past president e scultore Peccinini, perché ha un compito in questo momento da espletare. Volevo aggiungere che il soldato, ecco, il lagunare che è sulla barca, non ha il fucile. Ed evolutamente il soldato che è a disposizione della collettività, ma non è solo lui, sono gli alpini, sono le forze dell'ordine che sono a disposizione sempre nei momenti di calamità. Questa è una delle occasioni che spero non si ripeta. Però ecco, mi auguro che quello che è avvenuto nel 66 non avvenga più. Però un monumento come questo ha bisogno di cure, per poterlo, perché possa essere rappresentabile. E io ho, noi di Lagunare hanno un custode che quasi ogni giorno viene a pulire l'acqua, accarezza la signorina che si sta bene, saluta il Lagunare e poi ce ne va. E io chiamerei nonno Piero, io lo chiamo nonno Piero perché era nonno quando io ero un baffo, e vorrei regalare una medaglia che cinta il monumento. Nonno Piero, dove sei? Ecco la medaglia. Bellissima, e vi ringrazio di questo che mi dovete. È un dovere. Bisogna riconoscere quando c'è uno che in punta di piedi, senza tanti rigori, viene qui ogni mattina al pomeriggio a guardare se tutto va bene. Mi raccomando, accarezza la signorina perché ha bisogno di solidarietà. Grazie. Grazie di tutto questo. E sono testimone del lavoro di Piero e tra l'altro sono testimone anche della sua completa gratuità, perché non accetta nemmeno una pizza a fine anno pagata dalla sezione per il lavoro che fa, se la vuole pagare. Quindi grazie veramente Piero, un piccolo saluto al presidente Serafin, che ha vissuto anche lui tutta questa vicenda. Intanto grazie della parola. È stato ricordato un po' tutto, come è stata realizzata l'opera e perché e cose. Però vorrei ricordare in particolare una signora carissima che si è data da fare anche economicamente ed era il primo sindaco di all'epoca quando è stato messo in opera questo come si chiama?
questa scultura. Si chiamava Foresti, era il sindaco, essere mancata poverina, però si è data tanto da fare anche economicamente. È un bel ricordo anche per lui. Grazie Ennio. Allora, come avete capito, tutti hanno lavorato per il bene della sezione alta in questi anni, tutti assieme attorno a questo speciale monumento del quale oggi festeggiamo i 20 anni dall'inaugurazione. Non solo noi abbiamo lavorato e pensato attorno a questo monumento, ma penso che generazioni di abitanti di Arzagrande, di bambini, ci abbiano giocato, perché quando passo per di qua vedo che questa fontana, specialmente d'estate, è molto ambita. E ora devo passare la parola a una persona che da anni porta avanti le attività in questa zona. Quando sono stato eletto presidente nel 2016 avevo espresso la volontà di aumentare la nostra presenza in questa zona dove molti abitanti hanno prestato servizio militare nei lagunari. Per questo ho da subito dato vita ad un gruppo che sotto la mia supervisione iniziasse ad operare per creare le condizioni per aprire una sezione autonoma. Abbiamo lavorato molto e portato, per esempio, il numero dei soci da 70 a quasi 200. Questo ha permesso che in data 23 aprile 2022 il Consiglio Nazionale dell'Alta, presieduto dal nuovo presidente Zanotti, che poi vi parlerà, dichiarasse la nascita della nuova sezione sarcisica. Decisione sancita successivamente in maggio dalle elezioni che hanno eletto il Consiglio Direttivo. Consiglio Direttivo nel quale è stato eletto anche il nuovo presidente, mio collega, questa volta in questa zona. E allora, come ho preannunciato, augurandogli e augurando a tutti i soci locali lunga vita e invitandolo a proseguire con la medesima dedizione sino ad ora dimostrata, passo la parola al nuovo presidente della sezione sarcisica, il tenente lagunare Renato Brugiolo. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio le autorità civili militari che sono convenute in questa piazza, in questa giornata di celebrazione. Io sono da tanti anni ormai presente come socio della sezione lagunare Gruppo Antiglia. Ho fatto per tanti anni anche il segretario di sezione. Abbiamo, assieme a Walmer e i soci che hanno collaborato, lavorato per fare questa magnifica opera nel monumento. In un giugno caldo come questo, forse anche di più, abbiamo terminato i lavori. Io spero che di essere all'altezza della situazione, poter portare avanti e allargare ancora la sezione, visto che negli anni 60-70, a finire anche con gli 80, quasi tutti i lagunari erano reperiti in zona perché il reclutamento era prettamente regionale. Ho servito il reggimento a suo tempo con dedizione e altrettanto con dedizione voglio servire la nostra associazione e soprattutto la nostra istituzione. Mi auguro che qualche giovane mi venga dietro, non a caso ho nominato un vice segretario giovane sperando che poi prenda il mio posto prima possibile, proprio perché è giusto lasciare spazio ai giovani. Naturalmente io farò il possibile perché tutto possa funzionare meglio. Ringrazio di nuovamente, lascio poi adesso la parola al sindaco di Arzagrande, che è il patrono praticamente della piazza. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie presidente. Autorità civili e militari, associazioni d'arma, tenente colonnello del Comando delle Forze Operative Nord Cesare Provenza, tenente colonnello del Reggimento Lagunari Giacomo Massarotto, presidente nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie Pierangelo Zanotti, al capitano della Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco Domenico De Luca, comando della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Presidente della Commissione Giustizia, Senatore Andrea Ostellari, al Vicepresidente della Provincia di Padova, Daniele Canella, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, onorevoli colleghi sindaci e tutti gli amministratori comunali qui presenti,
ai giovani e alla cittadinanza rivolgo un saluto e un caloroso benvenuto per aver preso parte a questa cerimonia. Un ringraziamento va all'Associazione Lagunari Truppe Anfibie e ai suoi volontari delle sezioni di Padova e alla neonata Saccisica e ai suoi rispettivi presidenti, primo capitano Graziano Frisiero e al tenente Renato Bugiolo, per l'organizzazione e per il grande servizio svolto per la comunità, con dedizione, come diceva adesso proprio il presidente Bugiolo. L'impegno e lo spirito di sacrificio da parte dei volontari è qualcosa di encomiabile e straordinario. In epoca di emergenza e di necessità sanitaria, i lagunari c'erano a tendere la loro mano ancora una volta. Come vedete, tende la mano il lagunare alla signora in difficoltà. Non solo il monumento che rimane e quindi a ricordo, ma apposta per la giornata del ricordo in onore dei militari e civili caduti nelle missioni di pace fuori area, in un tempo dove la parola pace è minata da prese di posizioni del potere e dagli interessi personali, dove governi e governatori sono strumento ed elemento conduttore di lite, di conflitti. Noi tutti abbiamo il dovere, e mi rivolgo in particolare agli esponenti di governo presenti, oggi più che mai, di favorire e promuovere il dialogo, il confronto, nell'interesse dei nostri concittadini e dei nostri connazionali. Mi rivolgo invece adesso agli amministratori locali con un incoraggiamento a proseguire nella nostra missione di costruttori e formatori. Non più tardi di un paio di settimane fa, infatti, questo movimento veniva imbrattato da dei giovani ragazzi. Inizialmente, seppur in maniera un po' forte e provocatoria, avevo appunto messo una taglia per identificare i responsabili. Dopo averli identificati, ho colto l'opportunità, quelli di incontrarli, di dialogare con loro e trovare quindi qualcosa di buono. Io loro ho teso la mano, loro l'hanno colta e devo dire che con un attimo di emozione mi hanno dato, oltre a riconoscere il danno arrecato al monumento e altre parti, ma insomma in particolare al monumento ai lagunari, hanno dato parte della loro mancetta settimanale proprio a favore dell'associazione, della neonata sezione Saccisica. Questo è qualcosa di bello, perché insomma abbiamo visto che qualcosa di buono c'è anche ovviamente dove qualcosa noi pensiamo possa funzionare. Quindi dobbiamo investire sui giovani, quindi ecco l'invito che rivolgevo poc'anzi ai colleghi sindaci e amministratori, è quello di investire tanto sul nostro futuro, come ha fatto il nostro presidente Bugiolo, che ha detto, ho messo come vice un giovane, il testimone che dobbiamo consegnare nella mano appunto dei nostri giovani. Un ringraziamento, un buon proseguimento di giornata a tutti e davvero grazie, grazie di cuore a tutti i volontari dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Grazie, grazie a tutti voi. Buona giornata. Dopo il signor Sindaco passiamo la parola al rappresentante del Confo Nord, il Comando delle Forze Operative Nord, col tenente colonnello Provenza. Buongiorno a tutti, intanto porgo i saluti del generale comandante le forze operative Nord, il generale di Corpo d'Armata Camporeale, a tutti le autorità civili, militari, alla presidenza nazionale, alle associazioni combattentistiche d'arma intervenute oggi. Velocemente vorrei fare soltanto una citazione, una considerazione ed un ringraziamento. Citazione. Si dice che si possa morire due volte, la prima volta quando l'ultimo respiro si esala verso il cielo e la seconda volta quando si perde il ricordo. Ebbene, io voglio ringraziare il sindaco, le autorità civili, la presidenza nazionale e tutte le associazioni d'arma e combattentistiche perché con il ricordo mantengono vivo
tutto quello che noi siamo stati. Concluderei soltanto con una cosa. È difficile è molto semplice per un figlio essere orgoglioso dei padri, molto più difficile per un padre rendere orgoglioso i propri figli. Ebbene, io da figlio oggi vi dico che sono orgoglioso di voi, sono orgoglioso delle associazioni combattentistiche, sono orgoglioso dell'Alta. Perché? Perché io ero ad Annassiria con il tenente colonnello Massarotto e quindi vi guardiamo orgogliosi di quello che fate. Grazie. Dulcis in fundo, dovrei dire, abbiamo il nostro nuovo presidente nazionale Pierangelo Zanotti, a cui passo volentieri la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio tutte le autorità civili e militari intervenute. Le ringrazio perché veniva ricordato poc'anzi che è compito nostro, di un'associazione d'arma, di tutte le associazioni d'arma, mantenere vivo il ricordo dei caduti, di chiunque è andato avanti e ha donato il bene supremo della vita per permetterci di goderne i frutti adesso. E è nostro dovere ricordare sempre questa cosa. Poter portare avanti questa tradizione ovviamente fa parte dei nostri compiti, così come parte dei nostri compiti è anche riuscire a garantire il supporto alla cittadinanza e alla popolazione. L'Alta lo sta facendo in tutti i modi che gli è possibile, lo sta facendo con la cura ai monumenti, lo sta facendo nel periodo del Covid con l'assistenza intensa alla popolazione nei centri vaccinali, con la consegna di materiali di primo soccorso e di prima necessità alla popolazione. Lo sta facendo anche con queste cerimonie che permettono di tenere vivo non solo quello che siamo stati, ma anche quello che saremo. Deve essere il nostro faro fondamentale riuscire ad avere sempre davanti il sacrificio di chi ci ha preceduti. Se poi questa cosa riusciamo a farla con il supporto attivo della popolazione e delle amministrazioni locali, la cosa sicuramente non può che renderci pieni di orgoglio, perché vuol dire che stiamo riuscendo in quello che deve essere il nostro intento, quello di portare avanti le tradizioni e di portare avanti il legame, facendolo però con una ricetta nuova, che non è più solo quella del ritrovarsi a ricordare i bei tempi di quando si era militari o di quello che si era fatto in servizio, ma con una parte attiva, con qualcosa davvero che rende supporto e rende aiuto alle popolazioni. L'Alta lo fa continuamente, lo sta facendo anche oggi. Siamo qui per ricordare i 20 anni al monumento, ma anche per ricordare che è nata una nuova sezione in un territorio ricco di lagunari. Questa cosa deve essere da sprone, deve essere di stimolo per tutti e deve permetterci sempre di portare avanti i nostri ideali, sempre e comunque, ricordiamocelo, e dobbiamo farlo sempre insieme, i lagunari in servizio, i lagunari che in servizio non lo sono più ma nel cuore lo sono ancora sempre. Quindi mi raccomando, portiamo sempre avanti gli ideali, continuiamo a farlo uniti e continuiamo a farlo sotto il segno che nel nostro caso è quello del Leone di San Marco. Grazie a tutti, buona giornata. Piccolo finalino, presidente Bruzzolo adesso mi diceva che è prevista la consegna di un piccolo omaggio alle autorità presenti. Io direi di cominciare con il signor sindaco di Arte Grande. È un crest che raffigura il nostro monumento, è un crest particolare. Ok, fatta la foto. Proseguirei, visto che è qui con il presidente nazionale, solo per
per vicinanza, non per sempre lui, ma comunque è per fare le foto. Io direi, se viene qui il colonnello Provenza, anche il colonnello Massarotto. In questo momento. Credo non l'avessero ancora. Abbiamo presente anche il capitano dei carabinieri come autorità locale. La foto di Labra. Fatto? E l'ultimo lo diamo alla, mi dicono che c'è, il rappresentante della Guardia di Finanza. Teneteli cari, sono gli ultimi, era un'edizione limitata, non ce ne sono altri. E invece le... appena chiudiamo, chiedo ai rappresentanti delle sezioni presenti di venire a ritirare qui il libretto che parla della costruzione del monumento. Abbiamo un libretto da consegnare a loro. Passo di nuovo la parola al sindaco. Grazie Presidente, adesso è il momento in cui anche l'amministrazione comunale consegna ai due coorganizzatori di questa cerimonia due attestati, e quindi vicino a me il presidente Frisiero. L'amministrazione comunale di Arzergrande conferisce attestato di benemerenza all'associazione Lagunari Truppe Anfibie Sezione di Padova per l'impegno profuso in questi anni nella promozione dei valori di solidarietà, del generoso altruismo e senso del dovere, con stima e riconoscenza. Bene, ne abbiamo un'altra, prego, prego. L'amministrazione di Arzergrande, al tenente lagunare Renato Brugiolo, presidente dell'associazione Lagunari Truppe Anfibie Sezione della Saccisica, con gratitudine e stima per la passione, la professionalità e l'impegno profuso nel territorio, con entusiasmo e particolare dedizione e competenza. Allora, l'amministrazione comunale di Grande vorrebbe consegnare un ricordo anche ai tenenti colonnelli Lagunari, in questo caso, se potete... Ah, va bene, ok, consegniamo il ricordo da parte del comune di Arzergrande al comandante dei carabinieri, capitano. Alla Guardia di Finanza, vogliamo alla Polizia di Stato, mi spiace per il crest, sarà per un'altra volta, ai 30 anni ci rifacciamo. Se vuoi, Teresina, se vuoi, ai sindaci possiamo darlo come ricordo. Anche all'onorevole Ostellari, che qui ci ha gratificato della sua presenza, lo ringrazio in questo momento.
Grazie. Il rappresentante della provincia è arrivato. E... Allora, la cerimonia in questo momento è ufficialmente conclusa. Come da programma la scaletta c'è un vino d'onore, un rinfresco all'italiana, e che si terrà in palestra, all'interno della palestra, vero? Sì. Sulla, uscendo di qui, attraversando la strada, sulla destra c'è la, il rinfresco. Ringrazio tutti. E ai rappresentanti durante il rinfresco verrà consegnato il libretto, perché in questo momento non l'avevamo pronto. E fatevi avanti con me durante il rinfresco. Direi per chiudere, ovviamente, almeno un saluto. Lagunari, alla voce! Alla voce! Alla voce! Grazie a tutti, a tra 10 anni. Sì, sì, va bene. E dopo, vieni qua.
Vieni qua. Ecco, è venuto. Grazie. Sì, sì, ho fatto anche 4. Dai, avanti con il motore che cuoce la mia. Quindi posso anche filmare, fermare la ripresa e fotografare la fotografia che mi piace. Bene, bravo. Quindi, che mandi dopo a... Sì, dopo facevo tutto, adesso sì. siamo ancora in play. Presidente, come non capisce poco. Presidente, arrivo subito. Ah no, ma mia così. Siamo ancora in play, siamo ancora in rec. L'operatore tutto io che so fare. Pari a testa con quelli che hanno sempre tutto. Un paio di foto, però voglio fare un paio di foto con questi due signori qua. Sì, sì, io fuori, sì. Ok. C'è qualcun altro? Presidente, vieni qua, dietro, fulmine. Ho perso uno, sono già qua. Va bene. Grazie. Prego. Vieni mai vedere. Tranquilla perché si calma un po'. Grazie, ciao, ciao, ciao. Oh, siete del pino di Brusine? Riesci a recuperare qualche altro? Sì, sì, il pino di cosa? Il Brusine? Sì, 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 il secondo Brusine c'è il pino qua. Che era qui il Brusine una volta, che era buono. Adesso l'amministrazione è qui, non guarda, non c'è più. Che cosa viene cazzata in più? Vuoi fare una dichiarazione a caldo? Dai, siamo in outro, adesso possiamo fare le dichiarazioni, esternare tutto quello che vogliamo. Dopo taglio quello vuoi tu, o ti mando io quello che vuoi tu. Aspetta che devo trovare la tonalità perché ero in controluce. Vuoi fare una foto così? Ah, c'è anche lui, dai. Cosa? Stefano? Vuoi fare una foto con Antonio, dai. Quante ne volete? Io fo 3-4, cavolo. Bene. Andiamo su un cubo, dai. Aspetta, questi due personaggi qua. Ah, mi sto ancora registrando io, quindi sono ancora in rec. Vabbè. Perché c'è il riflesso del telefonino che mi confonde. Mandi dopo. Sì, sì. Ma sto ancora registrando io. Tutto tanto di quel rullino che ha 64 GB. Quindi. Faccio il papa. Ecco, ho buttato via un po' di video. Ieri sono andato alla cooperativa sociale Magnolia. Poi ti dico. Aspetta che spegno. Devo dare le referenze. Ci vediamo presto.
dopo fare una foto con tutti i nomi della Sacisi Taxa. Il rec ti permette di fare le foto quelle che vuoi tu. In ripresa, mentre sono in ripresa diretta e offline, posso fare anche le foto. Devi fermare dove voglio il video, lo posso fermare io con computer, c'è un programma apposito. Dimmi. No. Tu stai qua, vai, stai naturale. Se ti metti di spalle faccio la fotografia ai lagunari. Adesso voglio là, faccio la fiera per segare io. Io ho fatto un bel lavoro oggi. Ma veramente no. Ragazzi, spaziale. Aspetta. Girati di spalle. Ora vuoi vedere capito? Fermo, aspetta. Ok, perfetto. Però facevo foto con lei. È la stessa, volevo foto la foto della scritta dietro. Sì,
Ciao! È tutto scuro ieri. Possiamo vedere. Allora ci mettiamo d'accordo, mi dite dove volete il video. Io ho il canale YouTube. Stavamo preparandoci perché viene. Devo scambiarci la contea con io. Sì, tutto brutto. Aspetta un attimo, rispondo a tutto il tempo. Vuoi una foto in particolare? Ci sono anch'io. La serenata bisogna capire. La serenata di corpo. E siamo tutti con il suo. A partire te la mangiare. Porco cane. Non ho capito, aspetta. Quindi Boia, c'è il bambino a me. Abbiamo ricevuto un voto di papà. Questa è la carognata che voglio dare qui. Per esservi anche da fronte. Magari a volte mi espongo, a volte no, in modo così anche voi non abbiate una determinata. Ci dispiace che la Leonora Mosco, che come? Sei riuscita a entrare, Leonora? Ciao, sei riuscita a entrare nel Consiglio Comunale? Sì, 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 sì. Mi dispiace per lei perché è una persona meravigliosa. Ma non siete riusciti a prendere, a lei non c'è, non è riuscita a entrare nella giunta. Un'altra, con tutti i voti si sono stati dispersi, come mai? È la gente che... Com'è che ha fatto disperdere i voti? Cioè la Wanda Pellizzari ha preso... Non so, guarda, ci siamo niente, candidati... Niente, a lei non ha preso niente. Fuori, fuori, a lei Luciani e a Wanda Pellizzari. Fuori, pazzesco. Pazzesco, ma lavoreremo sempre insieme perché sono due persone stupende. Speriamo adesso, ho sentito che hanno buttato fuori due assessori, Giordani, quelli del Verde e del Sociale, però ha riconfermato un altro assessore di un altro... Io volevo rubare un 5 minuti. Sì, prego, prego, si fa così. Allora, volevo dirti questo. Noi è pericolosa. No, no, no. E basti.
Basco. State fermi però, se no non fermo niente. Sta dentro il quadro. Quando pronti, via. Vito, ti ho messo mi basco. No, no, voi. Sorizzo, sorizzo. Quante ne volete? Ne posso fare quante ne voglio. Signore Renato, la mano stia giù, dai. Dieci. Ma è una col vice, no? Non respirate. Voglio una col vice. Certo. Che gatto moroso è qua. Allora ti presidente, io te va. Non ho invidia perché mi ha dato la cosa. Anzi, io la fatto. Sai come le cose qua? Vasco, niente. Meglio dei gusti. Guarda. Ciao. Grazie. Non so sciolta. Antonio che? Che fa? L'hanno preparato. Come si chiama? Sto cammin 4. Ah sì, ho capito. Quando sei? Ragazzi, l'ultimo bicchiere, un brindisi. Ecco, un brindisi, dai, facciamo un brindisi. Dobbiamo aspettare che vedo tutta la faccia Renato, tutto in primo piano, però. Ebbene, eccomi. Prendi il bicchiere. Prendi un bicchiere. Sì, qua, vieni qua. Bevi il mondo sul tetto di tuo padre. E tutti gli altri erano fatti. No, no, ma non sai che tu dietro Frubardi? E fare il fotografico. Se vai al buino, sei in Italia alle 500. Ma adesso mi chiamo i miei. Io, ma non ho mangiato di porco e no, com'è, che, com'è che l'Iliade canta com'è il che Renato un po' ripete la sua sa poesia Renato poi ripete questo, com'è che la poesia è la pioggerellina di marzo di Angelo Silvio Novara. Dimmi com'è che dice la pioggerellina di marzo dimmi, che picchia sentina sul teo di vecchio del tetto sul figlio di moro ornato di gemme d'oro passata l'uggiosa invernata passata di là della nuvola nera, di là della nuvola grigia, il cielo si pisa, domani verrà primavera, basta. Cerca di farmi bella tua. Guarda quando vuoi, perché tu guarda, guarda che bella. Oh, metti l'orizzontale, no, così hai la sorrisi. Allora, hai due fotomaker qua al top direi. Faccio la persona sì, quando vuoi.